Dopo 10 giorni e nel nostro fuoco, Maura Chiulli torna in libreria con Ho amato anche la terra, edito da H Edizioni. La storia struggente di una donna che sina bis riemerge usando il proprio corpo come barriera col mondo muove i fili narrativi dell'ultima opera della scrittrice abruzzese, Mangiafuoco, e insegnante di scrittura autobiografica alla scuola Macondo di Pescara. Ho amato anche la terra è la storia di Livia e di Corpo, due protagonisti inscindibili peraltro. Livia ha 40 anni, vive una vita che non le piace, vive a Roma, una città che lei detesta, lavora in banca, un lavoro che le fa ribrezzo, divide la vita con un marito che la tradisce e quando pensa che è tutto perso, succederà qualcosa però nella vita di Livia. E Livia sceglierà, perché in ogni momento possiamo scegliere, e Livia sceglie di ricominciare, di non lasciarsi andare solo al dolore, ma sceglie di cercare una luce dentro quel dolore fortissimo che sente nel petto. E allora prende la sua macchina, la carica con 4 cose e ritorna nel mondo in cui è nata per la prima volta, un mondo nel quale ha sentito di non esserci mai stata per davvero, al quale ha sentito di non appartenere mai. E allora Livia finalmente a 40 anni prende il coraggio tra le mani, il volante e torna a Pescara, la città nella quale lei ha imparato a parlare e la città nella quale per la prima volta ha sentito il suo corpo gridare. E da questo grido di corpo che chiede qualcosa a Livia, Livia imparerà un sacco di cose di sé e del mondo e finalmente sarà pronta anche a ritrovare sua madre, una figura importante della sua vita che lei pensava di non aver meritato mai al suo fianco e che invece ritroverà in tutta la sua dolcezza. Ho amato anche la terra è un romanzo degli abissi e delle rinascite potentissime.